Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video svuota la spesa. Sono appena venuta a casa tra il lavoro, pranzo con un'amica, spesa, quindi non vedo l'ora di andare a letto. Sulle labbra ho questo rossetto qui che avevo trovato in un giornale, Equilibra. Era quel periodo che c'erano delle cose, si trovavano insomma rossetti, mascara e quant'altro nei giornali. Tanti di voi so che hanno trovato i mascara, le matite o la matita nera, il mascara nero e il lucido labbra. Io sono stata l'unica forse ad aver trovato solo il rossetto. Tra le altre, in questa colorazione scura è un T024 ed è proprio questo. Qua sembra viola, in verità è un prugna, un bordeaux, non lo so come colorazione. L'unica cosa che non mi piace di questo rossetto qui, la profumazione è neutra. Eh sì, voi lo vedete sul viola, in verità non è proprio viola. E la profumazione è neutra, ma è molto secco da stendere. Se avete le labbra secche è proprio difficile, difficile, difficile da stendere. È molto duro, non è cremoso. Io speravo, visto un po' il freddo, così fosse uno di quei cremosi, però dura, diciamo, insomma, di equilibrio non avevo niente, quindi sono contenta di averlo provato. Poi sembrano quelli di MAC come capsula, sembrano il proiettile della MAC. Fa i denti bianchi, cheese, quindi sono contenta per quello. E poi fa i brufoli da mascherina, quello, quello non è che gli fa il rossetto, quindi ci sono e basta. E ovviamente io svuoto la spesa, ma non posso avere lo scontrino con me. Arrivo, eh? Arrivo. Vuoi tu fare un svuoto la spesa con lo scontrino? No, perché che bello ci sarebbe. Comunque, veniamo noi. Sono stata all'MD. Era una vita che non andavo in questo negozio. Penso che adesso siano diventati tutti MD, perché non vedo più. Una volta c'era LDMD, che sembrava, non lo so, un marchio di champagne, di cose, vietato ai minori. Adesso, da quello che so, è diventato MD. Rispetto a Eurospin, secondo me, è più caro. Ho preso giusto un po' quello che mi serviva, ma niente in più. Volevo prendere delle creme. Eccola qua, è finito nei denti. Volevo prendere delle creme, tipo anche per ombretta, così. Ma questo giro non ho preso niente perché secondo me, ripeto, è un po' caro. Però voglio far provare qualcosa ad ombretta perché una volta quando seguivo anche Carlita Dolce, lei parlava tanto bene dei prodotti Botanica che si trovavano all'MD, avevano proprio un inci perfetto. Ho notato invece che questi prodotti qua non hanno più questo inci buono come avevano all'epoca. E vi dirò che compravo tanto dalla creme viso a qualsiasi cosa. Quindi ci sono rimasto un po' male perché pensavo che con gli anni mantenessero l'inci buono o comunque ne facessero sempre di meglio, invece sono ritornati indietro. Va bene, comunque, veniamo a noi, se no qua parlo una vita. 3,19 euro, ho preso 16 capsule per la macchinetta del caffè. Sapete che adesso ne ho due, non so se ve l'avevo detto. Caffè Italia non la sto più utilizzando purtroppo perché le capsule sono un po' più scomode perché non le trovo al supermercato, devo andare proprio nei rivenditori apposta e costano un po' di più. Queste sono 3,19 euro, dentro ce ne sono 10 e di solito della Caffè Italia ne pago 3,90 di 12 se non sbaglio, quindi capite che c'è un po' di differenza. Poi passata di pomodoro. Aspettate che non voglio fare danni. Ah, questo è il negozio che vi dicevo. Dopo guardo il volantino. Passato di pomodoro, una volta c'era, adesso non c'è più, quindi ve la farò vedere dopo. Pan grattato, ho preso due tipi di pan grattato. Intanto ho preso un rotolo di scotch a 99 centesimi. Due tipi di pan grattato, uno era un po' più caro, l'altro era un po' meno caro. Vediamo se trovo quello pan grattato più caro. Niente, vul van, così già li cavo dalle scatole, 1,49 euro. Non li prendo mai, non volevo neanche prenderli perché dentro hanno palma e colza, proprio l'apoteosi dello schifo. Però non sapendo se riesco a recuperarli da qualche altra parte prossimamente mi servivano, ho detto vabbè per una volta. Ho preso una stella 1,99 euro, me la regalava sempre la mia nonna,
non c'è più e quindi me la devo comprare io per mantenere più che altro la tradizione. Adesso vedo di mettere anche la sedia sopra, la sedia qua, che almeno metto la spesa in alto, tanto non ho né uova né niente, così riesco un po' di più a dirvi le cose. Ho preso due detergenti per il WC perché ce li avevano ecologici, costavano una miseria, di solito quello ecologico costa tanto. Certificato Ecolab 99 centesimi. Fatemi sapere se questo marchio qua non vi ricorda la INS. Tanti detersivi secondo me si trovano da INS, specialmente Erika che ha l'INS come me perché siamo tutti e due del Veneto, forse lei mi saprà dire di più. Comunque, uno qua dice super freschezza, materie prime di origine naturale biodegradabili, e due sono proprio certificate. 99 centesimi, ragazzi, è un prezzo bassissimo. Poi a 99 centesimi ho preso anche il piatti concentrato con tensioattivi completamente biodegradabili, un bottiglione da un litro, neanche un euro, sempre certificato, e a me ricorda tantissimo, ripeto, quello della INS che avevo preso tempo fa. Poi ho preso l'alluminio, vediamo un po' dov'è l'alluminio. Allora, ragazzi, arrivo. Chi mi vede, mi conosce, sa i miei problemi con gli scontrini. 1,99 euro sono 30 metri, un semplicissimo alluminio. Ho preso della polenta, volevo farla io, però vabbè, insomma, questa è più pratica, diciamo così. Polenta bianca, 55 centesimi, è una vita che non la prendo bianca. E polenta gialla a 49 centesimi. Acqua, farina di mais, sale e stop. Infatti dice senza conservanti, anche questa qua, acqua, farina di mais, sale, senza conservanti, quindi insomma, mi sembrava abbastanza buona, dai. Poi ho preso il grano per fare la pastiera a 69 centesimi, vediamo se questo è buono, perché ne avevo già fatta una, già presa un'altra. Poi ho preso queste sono arance, noi di solito prendiamo le Navelle, però tutto in Italia, ma le Navelle o Navel secondo me sono più dolci delle arance normali. Poi ho preso le lenticchie già pronte, cioè, se no le lenticchie sono un'agonia da preparare, 35 centesimi, quindi una miseria. Ho preso delle crostatine, anzi frolline più che crostatine, con crema alle nocciole e cacao. E ragazze, stranamente, non hanno la palma, lo sciroppo di glucosio né niente, neanche nel ripieno di cacao, che di solito è quello dove più ci va, diciamo, più gettonato. E queste le ho pagate, dentro ce ne sono 4. Sono sprecati. E 1,19 euro. Complimenti. Poi ho preso, veniamo a noi, un po' di roba, così, capperi, ma no, o sì, li avevo visti, ho detto li prendo che ve lo dico. Niente, macedonia di frutta candita, 99 centesimi, serve per la pastiera. E capperi, ho detto li prendo che ce li avevo sotto mano, come sempre, poi le cose si perdono. Capperi sottosale 79 centesimi, volevo fare una salsa. 2 grattugiato italiano, che è il formaggio, 99 centesimi, 100% latte italiano. Poi ho preso, vabbè, un po' di mandarini. Pane bianco per tramezzino, che devo fare. Le tartine col salmone. Allora, il salmone l'ho pagato 1,59 euro e già ve lo dico. 1,19 euro il pane morbido senza crosta, un po' caro rispetto, diciamo, caro, capiamoci, perché dopo quando dico caro sono ripresa. Caro rispetto a di solito il pane di Eurospin, mi devo spiegare perché qua ultimamente non vengo capita. No, scherzi a parte, io a volte dico caro perché do per scontato che voi mi capiate, però so che è difficile dall'altra parte capirmi ed è difficile anche da questa parte spiegarsi, ok? Caro rispetto ad Eurospin,
il prezzo non è caro. Però è fatto bene perché ha farina di grano tenero tipo 0, acqua, olio d'oliva, lievito di birra, sale e fine. Sapete che di solito ci mettono gli zuccheri nel pane, in questo qua, e invece questo no. Poi, funghi misti secchi, eccoli qua, 79 centesimi da avere in casa per fare un risotto o mettere nella torta salata, studiamo. Eccola qua, la passata bio, 79 centesimi. Pomodoro, sale e acido citrico con i pomodori però italiani. Poi ho preso croccantine al formaggio 79 centesimi, questi qua tipo Fonzi, sapete che li prendo in ogni supermercato che vado praticamente. Funghi porcini 1,19 euro, sempre secchi. Poi cosa ho preso? Eccolo qua, sono riuscita a trovarlo dopo ragazzi una vita che cercavo nei supermercati, l'acqua ai mille fiori, è un aroma per fare la pastiera, tipica sarebbe la sua, tante varianti mettono l'acqua ai fiori d'arancio, ho girato un sacco di supermercati finché l'ho trovato, cioè in un discount ho trovato la mille fiori, si era andata ad Esselunga, da Rosseto, tutti i marchi più possibili, immaginabili, niente, niente, niente. Stavo per andare in drogheria, in erboristeria, sapete, robe così, e finalmente l'ho trovato, tra le altre, a un prezzo stracciatissimo, perché l'ho pagato a testa 59 centesimi, e qua dice che è per 2 kg di pastiera, quindi, cioè, ragazzi, non la finirò mai. Ne ho presi due perché appunto è molto difficile da trovare. Non so se magari l'hanno messa per via delle feste, così anche se di solito la pastiera viene fatta a Pasqua. Questo è il salmone che vi dicevo prima. Vediamo di venircene fuori con il pan grattato. Allora, pan grattato senza grassi. Che è pan grattato senza grassi? Comunque, uno costa 1,25 euro. E l'altro 55 centesimi. Allora, questo deve essere da 55 centesimi. So che uno costava di più perché uno è fatto di farina di frumento e basta. Tra le altre, prodotto in Germania. Prodotto in Germania, sì. Dal grano UE, quindi non è il massimo di quello che io potevo cercare. L'altro invece è la farina di grano tenero tipo 0, quindi meno lavorata. E è proprio prodotto per panificio SRL a Piacenza. Quindi insomma, un po' diverso. Comunque, ecco, ne ho preso uno perché volevo fare la pera. Ovviamente userò quello più buono per la pera e l'altro magari me lo tengo in casa perché a volte mi viene voglia di fare le cotolette o magari le polpette anche di verdure. Sono sempre senza polpette di zucchine. Qua c'è un ottimo, o pomodori gratinati. È fantastico questa ricetta. Quindi quello comunque è comodo da tenere in casa. Poi 12 contenitori, loro li chiamano per creme caramel. Ma dove sono andati a finire? Erano qua. Invece sono i pirottini di alluminio, eccoli, questi qui, perché a volte ci faccio i muffin dentro. Scusate, sono KO, sono proprio stanca, devo andare a letto. E li ho pagati. Li avevo appena visti anche in più, eh. Li avevo anche appena visto. 79 centesimi. Poi ho preso la bevanda all'aloe vera, 1,19 euro, perché ha solo un po' di fruttosio e basta. Guardate che carino il pack con questo fiore. Non ha sciroppo di glucosio o quant'altro che di solito si trovano nelle bevande all'aloe. Poi ho preso un po' di affettati. Allora, ho preso, veniamo a noi. Speck IGP 1,79 euro, eccolo qui. Poi prosciutto cotto 99 centesimi, era in offerta. Finocchiona IGP 1,49 euro. A me non piace tanto la finocchiona, però da mettere così a tavola non è male. Dopo ho preso la calza per la Befana 1 euro con 4 cioccolatini per il mio compagno, guardate che carina. Dentro c'è Mars, Snickers e Twix. E poi ho voluto provare il detergente intimo, questa qua era una linea
che c'era in un espositore, non è la loro linea classica solita loro, però certificato ICEA 2,49 euro, quindi un po' caretto per di solito i prezzi del discount. Ecco, detergente intimo biologico, appunto certificato 96,63% di origine di ingredienti naturale, olio di argano, estratto di fiori d'arancio, rinfrescante. Io adoro poi i fiori d'arancio, quindi ho guardato l'INCI, questo è fatto bene. Ripeto, se voi avete un MD e una volta comprovate tutti i prodotti MD della Botanica, state attenti perché hanno riformulato l'INCI in peggio. Poi, per finire, ho preso mascarpone 1,19 euro, stracciatella 1,99 euro. La stracciatella è questa qui, che è praticamente latte, la Natura del Molise. L'ho presa per assaggiarla. Sì, paese di trasformazione Italia, come al solito l'Italia non può avere latte suo. E il mascarpone, qua dice Malga Paradiso, Bolzano. Sperando che questo invece il latte sia italiano. Io ogni volta che poi cambio, ragazze, purtroppo supermercato, mi perdo su queste piccole cose qua, nel senso che Eurospin so cos'è italiano e cos'è non è italiano. E niente, il latte dei paesi dell'Unione Europea. Questa è una cosa che io proprio odio, odio perché non riesco a capire con tutto il latte che noi abbiamo, dobbiamo far venire il latte dagli altri paesi. Facciamo venire il latte alle ginocchia. Bene, ragazze, mi rimetto gli occhiali con questa perla di saggezza del latte alle ginocchia. Vi saluto. Me li sono tirata via perché ho la ring light, quindi la vedete lì nel cerchietto. Basta, me ne vado a letto, penso di riempirmi la vasca. Mi metto lì e penso che dormirò, domani ho la sveglia alle 3. Paura, paura, paura. Bene, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.